Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vi chiedo scusa per l'attesa, ma come al solito ci sono quelle simpatiche cose che devono succedere proprio nel momento peggiore in cui lo possono fare. Ovvero, vi racconto, ho caricato tutto, ero bello puntuale, pronto per far partire il countdown, aggiornamento di OBS. Devi riavviare il computer, riavvia il computer, aggiornamento del sistema operativo, super combo micidiale. Risultato, eccomi qua, un po' in ritardo, ma ci sono. Tra l'altro, ho dovuto anche cambiare la videocamera perché ogni volta che mi aggiorna il sistema operativo devo reinstallare i driver, un casino atomico. Però siamo qua, che dire, ben ritrovati a tutti quanti. Niente panico né per il mio ritardo né per nient'altro. Allora, aspettate un attimo che sposto l'alert box a destra perché ero ancora in modalità doppio live, doppia testa, e quindi oggi siamo qua per andare a vedere un po' come si sta comportando Bitcoin, come sta continuando questo ritracciamento, quali notizie ci possono essere, aggiornare un po', insomma, la nostra visione del mercato, sia dal punto di vista fondamentale che dal punto di vista tecnico, un po' come sempre. Poi voglio voi carichi di domande veramente i massimi, perché in questo periodo cerco di dedicarmi di più alle vostre domande. Insomma, è un periodo in cui capisco ci può essere un po' di panico, un po' di tensione, un po' di confusione vedendo tutta questa volatilità, vedendo un po' di una prima fase di ritracciamento per molti, perché molte persone hanno iniziato a seguirmi proprio in quest'ultimo mese, in queste ultime settimane, e quindi magari non sono abituati a vedere ritracciamenti del genere e pertanto credo che sia mio dovere cercare di portarli sulla strada della razionalità anziché del panico. Quindi mi raccomando, siate sempre carichi di domande e chiedete tutto quello che vi passa per la mente senza nessun tipo di problema. Sul tubo siamo quasi, cioè quasi no, però stiamo andando verso i 50.000, ragazzi. Io mi sto gasando in una maniera incredibile, siamo ormai già a 43.000. Io vi chiedo, spingiamo il più possibile, cioè il giorno che mi fate arrivare a 50.000, giuro che vi riempio di shitcoin, faccio un giveaway che non ha senso, che non si rivedrà mai più nella storia. Quindi chiamate zii, cugini, parenti, amici, nonni, figli, nipoti, chiunque, fatelo iscrivere al mio canale, spingiamo fino ai 50.000. Basta, adesso vi ho selezionato un paio di notizie interessanti per iniziare e dopo andiamo come sempre a vedere il nostro amato grafico con in mezzo le vostre domande. Allora, notizie, partiamo da una notizia un po' bearish, nel senso che sapete, no, il discorso di Grayscale, come funziona, c'era sempre stato il premium perché gli investitori istituzionali sono disposti a pagare di più in sostanza per un prodotto come GBTC per togliersi il peso della custodia, di tutti quei problemi che Bitcoin dà, no? Tutti quegli oneri della responsabilità di fatto di detenere Bitcoin nel proprio wallet. E quindi tendenzialmente con una domanda molto alta, Grayscale era scambiato ad un premium. Per la prima volta nella storia, cioè in realtà non è proprio la primissima, però è la prima volta che va così sotto lo zero. C'era stato uno sfioro in passato e ripeto, per la prima volta è andato il premium sotto allo zero e quindi questo mostra un'enorme offerta, ovvero che i trader che hanno acquistato nel periodo precedente, appunto disposti anche a pagare un premium, adesso stanno vendendo e non sono più, nessuno è più disposto appunto a pagare questo premium. È calato parecchio, tra l'altro se si pensa che c'è chi l'aveva acquistato con un 20-30% di premium, quindi dovete immaginarvi ad aver acquistato Bitcoin al 30% in più e magari lo stanno vendendo adesso con in più quella perdita del 30%. Quindi non lo so, sembra che gli istituzionali siano o ancora più in panic selling di noi, la cosa mi sembra un po' strana, oppure comunque stanno facendo sicuramente dei take profit anche su Grayscale. Poi notizie invece un po' più fondamentalmente positive, abbiamo Oneinch che sbarca sulla Binance Smart Chain, pronto a mangiarsi probabilmente la concorrenza. Oneinch è un aggregatore di DEX, non so se lo conoscete, che è nativo Ethereum. In sostanza voi scambiate su Oneinch e Oneinch vi reindirizza alla coppia migliore, nel senso al pool migliore, per farvi ottenere un cambio più favorevole utilizzando i diversi DEX. Ad esempio, se vede che su Uniswap c'è il miglior tasso di cambio, vi gira Uniswap. Se lo vede su SushiSwap, vi gira su SushiSwap.
Uniswap, e in più ha i suoi pool di liquidità interni, sapete c'era il suo liquidity mining eccetera, e quindi è cresciuto parecchio Oneinch. Adesso è sbarcato anche su Binance Smart Chain, c'è il primo pool, se voi andate su Oneinch lo vedete subito, perché potete scegliere qua in alto la chain alla quale collegarvi tra Ethereum e Binance. E su Binance Smart Chain, se andiamo nella pagina DAO, adesso ci penso un po', eccolo qua, nei pool noi vediamo, allora, eccolo qua, Oneinch BNB, che sta farmando con un APY babam, fuori completamente di testa, perché ovviamente è la novità. Però molto interessante proprio il fatto che Oneinch BNB, cioè Oneinch è sbarcato sulla Binance Smart Chain, quindi di fatto ha riconosciuto la validità della Binance Smart Chain e ha creato liquidità anche lì. Io vi consiglio di darci un occhio, perché potrebbero esserci delle opportunità di farming interessanti su Oneinch BSC nel prossimo futuro. C'è questo programma di liquidity mining attualmente in corso, adesso solo su Oneinch BNB, che è una coppia un po' volatile e non è per tutti, me ne rendo conto. Però se dovessero saltare fuori delle coppie un po' più stabili, tra virgolette, potrebbe essere interessante partecipare. Io sicuramente lo tengo d'occhio. Seconda cosa, visto che si scappa un po' via da Ethereum da una parte all'altra, anche Curve è approdato su Phantom, che è un'altra blockchain della quale si parla molto ultimamente, anche il buon vecchio Andre Cronje la sta supportando parecchio, ne parla veramente tanto, e Curve è il primo DEX di fatto di grosse dimensioni che è sbarcato su questa blockchain. Quindi, che dire, anche qua ci sono gli stessi vantaggi. Per ora non c'è ancora liquidity mining, c'è solo un pool che è chiamato due pool, two pool, che contiene DAI e USDC. Curve in sostanza è un DEX di coppie a zero impermanent loss, quindi tutte stable, o tipo tutti i tokenizzati BTC e così via. Zero fee, praticamente velocità molto alta, quindi non soffre i limiti di Ethereum. Sarà interessante vedere anche qua i prossimi sviluppi, i prossimi pool, e se faranno un liquidity mining, perché di fatto al momento io qua vedo che l'APY è dato soltanto dalle fee e non dai token CRV che vengono distribuiti. Sicuramente se ci sarà un liquidity mining io mi aspetto un gran boom di liquidità, di ingresso di liquidità. Poi in realtà queste sono le notizie che vi avevo selezionato per partire, io adesso andrei diretto a voi, quindi alle vostre domande, perché ve l'ho detto, vorrei che il centro di questi live, di questi ultimi live, foste proprio voi. Allora, vediamo un po', domanda: com'è possibile che Sand sia arrivato a questi livelli? Mi sembra che abbia fatto circa 8 o 9 per negli ultimi mesi, prevedi ulteriori aumenti con la prossima sale? Guarda, Sand, un po' come molte delle coin del settore NFT, gaming e simili, hanno avuto un notevole pump. Io ti posso dire che il grafico è molto interessante, perché guarda, in sostanza si muove sempre lungo le stesse direttrici, che sono 376 e 650. Si muove qua in mezzo, l'ha fatto in passato, lo sta facendo ora, e nel mentre c'è stata questa fase di bottom, questo gigantesco bottom. Pertanto ci si può muovere a mo' di range in quest'area, oppure attendere la price discovery qualora dovesse aumentare di prezzo ancora, tanto da appunto superare questo limite che attualmente lo costringe. Che dire, il settore degli NFT è molto molto esteso, lasciatemi dire questo, quasi in bolla, cioè mi sembra che sia overhyped, siamo arrivati a un punto dove se ne parla un po' troppo, cioè mi sembra che ci sia veramente un'attenzione esagerata per questo settore, con dei risultati che comunque sono potenziali ancora per la maggior parte, e secondo me non giustificano ancora tutto questo hype. Questa è un'opinione personale con cui si può essere d'accordo oppure no. Io ripeto, andrei coi piedi di piombo sul settore NFT proprio perché ha avuto un repentino aumento. Detto questo, il grafico di Sand è come ve l'ho descritto poco fa, quindi in una fase di range. Se perdiamo questa zona di range low, allora ritorniamo nel bottom e si perde un po' la carica rialzista. Procediamo con le vostre domande. Allora, qua mi stavate aspettando, mi dispiace, abbiate pazienza, so che ce l'avete. A quando un video su pack e ribilanciamento? Ma in realtà sai che l'avevo fatto non tanto tempo fa, sia sul pack che sul ribilanciamento, in due video diversi. Se non erro,
Beh, sul pack ne avevo fatto uno, sono sicuro, perché ho fatto anche lo script che simula il pack, ne simula i risultati e vi permette poi di vedere appunto qual è il guadagno, la perdita, il prezzo medio di carico nel tempo. Era carino, uno scriptino che gira su TradingView, molto banale. Riguardo al ribilanciamento, mi ricordo che vi avevo condiviso anche un tool che vi fa fare il ribilanciamento. Quindi voi inserite le percentuali e le somme e lui vi propone, vi fa la proposta di ribilanciamento. Adesso poi se lo trovo magari ve lo ricondivido su Telegram. Lo fa per aumentare la suspense, no, in realtà no, l'ho fatto perché stavo per prendere a pugni il computer, ho detto ma perché ti metti contro di me proprio in questo momento, che poi tutti mi dicono che arrivo in ritardo anche nell'unico giorno in cui non lo ero, mannaggia. Poi vedo che vi gasa molto il countdown e la canzone del countdown, si chiama Bitcoin Billionaire di Remy, andatela a cercare, merita anche il video, fa veramente piegar da ridere. Riposto la domanda perché forse con l'aggiornamento l'hai persa. In un video dici che non credi molto il progetto Cardano. Come mai? Cos'è che non ti convince? Tac, immancabile questa. No, scherzi a parte, io non è che non credo nel progetto Cardano. Non fraintendete le mie parole, perché non voglio fare quello che butta cacca addosso agli altri progetti. No, assolutamente. Il mio punto fermo è che io sono un investitore, ok? A me interessa andare a cercare quelle situazioni in cui c'è spazio per crescere, un progetto è sottovalutato o cose di questo tipo. Io reputo Cardano estremamente sopravvalutato, perché di fatto al momento non c'è nulla su Cardano se non lo staking e il poter spostare i token ADA, basta, questo è Cardano allo stato dell'arte e è capitalizzato nella top 5, cioè io lo trovo pazzesco. Poi che voi mi potete dire sì, perché comunque si specula molto sul fatto che in futuro Cardano avrà aggiornamenti importanti, permetterà comunque di utilizzare la DeFi sulla sua blockchain, assolutamente sì, però allora in futuro avrà la valutazione che merita, perché se poi per disgrazia qualcosa va storto, ci sono altri ritardi, ok, arriva una mazzata sulla valutazione che si spengono subito tutte le speranze, tutte le euforie e pertanto insomma va a finire male. Quindi io da investitore non voglio andare a espormi a questo scenario. Quindi ripeto, non è che ce l'ho con Cardano, mi fa schifo l'idea di Cardano al progetto, è solo che lo reputo molto sopravvalutato. Buonasera Luca, mi sa che oggi non è la giornata da mutande bianche e oggi una giornatina abbastanza tesa. Tra l'altro non so se avete visto, giusto per divertirmi un po', io ho rilanciato anche il mio percorso di trading intraday che avevo iniziato sul Forex un po' di tempo fa e adesso l'ho rilanciato sulle cripto. Quindi è un piccolo percorso dove parto con un account con 0.1 e qualcosa Bitcoin su Prime e vado a fare qualche trade di cui il primo l'ho fatto oggi, che ve l'ho condiviso appunto nel momento in cui ho aperto la posizione, ed era uno short finalizzato a beccare un eventuale falso breakout da questa area, perché siamo in un macro comunque sulle 4 ore ribassista, sui 30 minuti che è il time frame poi che utilizzo per andare a fare questi trade intraday, ho visto il formarsi un po' di questa zona qua e ho detto bene, qui c'è della liquidità appena sopra dove vedete la linea tratteggiata, ho detto bene, vado a mettere lo short sull'eventuale sweep di quella liquidità lì, è il primo setup. In ogni caso io vi condividerò sempre tutti i setup su Telegram e anche su un Google Sheet che ho condiviso, è un po' un trading journal, così giusto per seguire la mia disavventura, perché sicuramente sarà una disavventura col trading intraday in cui ci azzecco ancora molto poco, ed eventualmente capire anche qualcosa in più sul concetto di trading journal, su qualsiasi cosa che può essere interessante in questo contesto. Ovviamente sono sempre aperto a feedback, datemeli sia su Telegram che su Discord che sui nostri soliti canali. Allora, buonasera Luca, servirebbe un tutorial per capire bene come impostare gli ordini su Kraken e come utilizzare lo short su una piattaforma professionale di Kraken. Guarda, ti dico la verità, io volevo fare un tutorial di Kraken, solo che sto aspettando che mi validino l'account da più o meno 3 settimane, perché io non ho mai usato Kraken, lo sapete, ve l'ho sempre detto, mea culpa perché è un'ottima piattaforma, e quindi ho visto che voi mi chiedevate il tutorial, ho detto sa, facciamolo, alla fine non è difficile da utilizzare.
ho creato l'account, ho fatto il KYC, solo che è pending da più o meno appunto 3 settimane. Ho scritto anche al support, mi hanno detto che ci vuole un po' di tempo, quindi vi chiedo un po' di pazienza anche in questo caso. Ormai vi farò diventare dei santi, credo, però davvero abbiate un attimo di pazienza perché lo voglio fare bello, bello completo come quello di Binance. Speriamo il trade vada in target, lo avevo individuato anch'io prima che lo scrivessi, la tua conferma è stata il top. Intendi quello intraday o quello più sul lungo? Perché sul lungo comunque anche qua siamo ancora in fase di ritracciamento e adesso si sono create un altro paio di resistenze che, diciamo, finché non vengono recuperate il quadro, ripeto, rimane di ritracciamento. Tra poco ci arriviamo. Ciao Luca, ti seguo da un po', ma è la mia prima live. Benvenuta allora. O benvenuta, chi lo sa, ultimamente anche il numero di ragazze sta aumentando. Prova che siamo in bolla. No, sto scherzando. Sai dirmi qualcosa su Crex 24? È affidabile? Guarda, non lo conosco, non te lo so dire, non mi sento di dare un'opinione perché non lo conosco. Se qualcuno di voi che ci sta seguendo lo conosce, magari può darci questa, può illuminarci. Ciao Luke, sono un hodler che non ha mai tradato. Sto cercando di capire qualcosa di trading bot per decidere se investirci una piccolissima parte del mio portafoglio, ma non so proprio come partire da zero. Consigli? Grazie. Guarda, il mio consiglio è di affidarti a un trading bot solo se capisci al 100% quello che fa. Perché basandoti solo sullo storico, sul backtest, può essere fuorviante. Quindi magari c'è un bot che è andato bene fino a ieri, da domani smette di andare bene. Tu non sai il perché, non sai come funziona e quindi la cosa non è piacevole. Quindi non lo so, la via facile del trading bot ha senso secondo me solo se sei tu a sapere che cosa fa, a dirgli che cosa fa, e allora ok. Ma altrimenti non lo so, sinceramente non mi sembra la cosa migliore, ecco, questo è il mio parere personale. Ciao da Ravenna, grande, ben ritrovato anche a te. Ciao Liu, puoi analizzare per cortesia DOT? Ma ci mancherebbe, assolutamente sì. Andiamolo a vedere, DOT, eccolo qua, tac, DOT Bitcoin. Allora, DOT Bitcoin ha rotto questa resistenza importante un po' di giorni fa, non so se ci avete fatto caso. L'avevamo individuata sul settimanale, guardate. Allora, questo grafico è molto pulito, mi piace per questo. Se ci fate caso, abbiamo questa resistenza qua, tac, che finora ha sempre schiacciato dall'alto il grafico e culmina in particolare con 51.000 sat, 52.000, giù di lì, questi livelli insomma. Sopra c'era un pool di offerta che vedete ha un po' ostacolato, però il bello è che la settimana scorsa una bella candelozza piena e decisa di domanda ha bucato tutto quanto, ha detto sa, facciamo che ce lo lasciamo alle spalle questo livello. Questa stessa settimana c'è stato un bellissimo retest di quelli che piacciono a me, no? Io sono quello dei breakout retest, e quindi c'era il setup long. Attualmente è in price discovery, è bullish, è in una struttura potente, molto potente, perché di fatto sul weekly ha fatto una roba di questo tipo e al momento insomma è aperta la caccia al long. C'è poco da dire, il livello buono per il long rimane sempre dai 60.000 in giù, e in sostanza vale il discorso del buy the dip, proprio per quanto abbiamo appena detto. Si è formato un altro pool di domanda attualmente intermedio, visibile appunto sul time frame giornaliero, da queste parti, 62.000, 65.000, ok? Quindi quello è un altro supporto che si va a piazzare proprio in mezzo tra il prezzo e il supportone che abbiamo visto prima. Bello DOT, molto bello, molto ben messo. Procediamo, mamma mia se stai diventando professionale, grande Luca, ma perché? Forse per il ritardo, è sempre più ritardo, sembri più professionale, no scherzo. Ciao Luca, sempre gasati ai massimi, anche se qui sta dampando. Dai, dampando no, non esageriamo, sta ritracciando, ma io rimango della mia opinione, ci voleva un bel ritracciamento come Dio comanda, adesso cerchiamo di non farlo arrivare a 3.000, 4.000, cosa che non penso accadrà, però lasciamolo sgomberare.
sgonfiare, veramente. Io auspico, faccio un po' il gufo da holder, lo dico, ma auspico un bel ritracciamento di un mesetto e mezzo, che spazza via un po' quelli, i Moonboy che pensavano di comprare a 50.000 e che arrivasse a 1 milione nel giro di una settimana. Lasciamoceli alle spalle perché nuociono al mercato, e ripartiamo da basi belle solide, perché i fondamentali sono più forti che mai e continuano a rimanerlo. Allora, dove siamo arrivati? Eccoci qua. Ciao, vorrei che parlassi delle assicurazioni su hacking e capitale su stablecoin su DeFi. Allora, è un tema interessante quello. Te lo butto lì adesso, ti butto lì le piattaforme migliori che permettono di farlo. Allora, c'è Cover Protocol. Dov'è? Vabbè, qua mi butta fuori Nexus Mutual, ma l'altra è Cover Protocol. Funzionano in maniera molto simile, eccola qua. In sostanza, tu, ecco, guarda, Nexus Mutual è forse più chiaro da questo punto di vista, perché Cover Protocol c'è il discorso del claim, no claim, tu devi capire un po' di più come funziona. Facciamo che guardiamo Nexus Mutual per evitare di confondere inutilmente chi ci segue. Queste sono coperture assicurative sugli smart contract e anche sulle CeFi, se ci fate caso, perché guardate, c'è dentro anche Coinbase, Kraken, Gemini, c'è dentro BlockFi, Celsius, sono tutte potenzialmente assicurabili utilizzando Nexus Mutual. Come funziona? Allora, supponiamo, vi faccio il mio caso personale. Io, ad esempio, lo utilizzo su Curve, che adesso è saturata l'assicurazione, le hanno vendute tutte. Però, in sostanza, io vado a depositare liquidità sullo smart contract o sulla CeFi. Voglio assicurarmi dall'hack, dagli scam, nel caso CeFi, quindi se la piattaforma scamma e sparisce, da qualsiasi possibilità che mi va a fare perdere i miei fondi che ho depositato lì. Cosa faccio? Vado a scegliere innanzitutto la piattaforma, quindi supponiamo di volerci assicurare una somma depositata su BlockFi. Il costo annuo è del 2,6%, quindi neanche tanto, tutto sommato. Io lo seleziono, attenzione, c'è da fare il KYC su queste applicazioni, perché c'è da acquistare quella che si chiama membership, ovvero bisogna collegare un address o un account di CeFi alla persona. Ma questo ci sta, perché comunque bisogna, cioè devono sapere chi è che ha assicurato, secondo me ha senso. In sostanza, qui vado a farmi quotare, vado a chiedere appunto un prezzo del premio assicurativo. Io dico quanto voglio andare a coprire in DAI, supponiamo 100.000 dollari, per quanti giorni? 365, 10 giorni, no, il minimo è 30, scusate, da un mese fino a un massimo di 365. Faccio get quote e lui mi dice ti costerà tot. Io confermo e acquisto la mia copertura assicurativa. Poi, se accade, vedete, una di queste due cose, quindi in questo caso è un custodian, quindi se viene hackerato e io perdo più del 10% dei miei fondi, ho diritto a fare il claim del mio premio, quindi io recupererò quella somma assicurata. Se allo stesso modo i prelievi vengono bloccati per più di 90 giorni, la piattaforma scamma in sostanza, stessa cosa, io vado a fare il claim e recupero i fondi grazie all'assicurazione. C'è la controparte, ovviamente, coloro che danno liquidità per assicurare le persone che si mettono a rischio in cambio di ottenere il premio di chi paga. È una cosa carina, perché va ad aggiungere un altro strato al mondo DeFi e la rende estremamente pratica. Mi fermo qui, perché altrimenti ne parlo per ore, mi faccio un po' prendere la mano perché è molto interessante, però ripeto, poi magari l'approfondiamo in un video. Ciao Luca, hai dato un'occhiata a PyDAO? Mi interessa sapere la tua opinione, visto che il progetto è tra i miei preferiti. Me lo son segnato, in realtà, non ci ho ancora dato un'occhiata, ma me lo son segnato. Era quello degli indici, giusto? Ma avevate detto che puoi costruirti in sostanza degli indici andando a mettere insieme diverse coin. Quindi mi interessa assolutamente. Si può utilizzare senza essere esposti per forza al loro token, che onestamente sta andando male. Ovviamente non è perfetto ed è ancora di nicchia, ma secondo me ha delle caratteristiche uniche, può diventare interessante. Vi faccio una domanda a tal proposito, me l'avete già anche detto alcuni, almeno voglio chiedere la conferma: vi interesserebbe un video dedicato a come costruire ad esempio dei piccoli ETF, dei piccoli indici su alcune cripto da noi selezionate? Secondo me potrebbe essere carino, cioè il modo per investire in indici tra virgolette. Mi piaceva come idea, ditemi un po' cosa ne pensate.
Dunque, ecco, qua è saltata come sempre la chat. Su One Inch, ma bisogna comprare One Inch della BSC? Ho gli One Inch Ether, ma non riesco ad accoppiarlo a BNB. Ah no, beh certo, è su BSC, attenzione, perché il One Inch che gira su Ethereum, gira sul Metamask associato a Ethereum, ai token ERC20. One Inch che gira su BSC ai token BEP20, e qui non so se è BEP20 o era un altro standard, vabbè, quelli della Binance Smart Chain comunque. Quindi bisogna spostarli da Ethereum, da ERC20 a Binance Smart Chain e poi utilizzarli appunto su One Inch associato a quello. Ho visto i tuoi video dove spieghi futures, ma non ho ben capito la differenza tra i futures e il trading. Cioè, perché la gente usa i futures e non fa trading di base? Guarda, in verità non lo so, nel senso, il trading si intende come andare ad aprire e chiudere posizioni su un asset che può essere Bitcoin, un altcoin, qualsiasi cosa. Se fai, cioè c'è la differenza tra trading spot, che significa comprare e vendere, e trading di derivati, tra cui futures, che significa che appunto tu vai a utilizzare uno strumento come il future per andare a speculare sul sottostante. Quindi tu con i futures hai alcuni benefici, ovvero minori fee, maggior liquidità e maggiori leve utilizzabili, detto in soldoni. Cose che nello spot non hai perché è un po' più complicato. Nello spot per andare in leva c'è il margin trading, costa di più in termini di fee, ci sono un po' di menate in più. Quindi per il trading speculativo i futures, i perpetual, sono la scelta più agile, migliore, indubbiamente. Ciao Luca, apprezzo molto il tuo lavoro, ti ringrazio. Potresti spiegare il funzionamento di Syndicate di Crypto.com? Tu ne fai uso? Guarda, ho fatto un video dedicato proprio a quello, dove parlavo dell'exchange di Crypto.com e di tutte le sue features, tra cui ovviamente il Syndicate. Quindi ti direi di andare a darci un'occhiata, potrebbe interessarti. Ciao Luca, importantissimo, impostando lo stop loss non mi fa più impostare un take profit perché il 100% dei fondi sono nell'ordine stop loss. Come posso fare? Grazie. Purtroppo questo è un limite molto antipatico di molti exchange, ovvero che se tu vai a impostare uno stop loss tu non hai la possibilità di mettere anche il take profit. La risposta è: o usi un altro exchange o usi futures, per l'appunto, perché sugli exchange di futures mi auguro non esista nessuno che non ti fa impostare stop loss e take profit contemporaneamente, oppure, ripeto, se vuoi rimanere nello spot, io personalmente quello che tendo a consigliare di più è Bitflyer, perché è un po' il più completo da quel punto di vista lì. In euro, bonifico in euro, prelievo in euro, sede in Europa di Bitflyer, è l'exchange numero uno in Giappone, che è sbarcato, per quello dicevo era, anche in Europa, e permette di fare gli ordini condizionali con un ordine d'ingresso che triggera contemporaneamente due ordini di uscita. Quindi tu puoi mettere entry, stop loss e take profit contemporaneamente ancora prima di mettere l'entry. Ho fatto anche lì un po' di video dove lo spiego per bene, se vi interessa li trovate sul mio canale. Ciao Luca, che sistema operativo usi per il tuo PC dedicato? Usi Tor o VPN? E per il two-factor authentication usi un dispositivo dedicato oltre a YubiKey? Allora, io per il two-factor authentication uso YubiKey ovunque è supportata. Fortunatamente sono sempre di più gli exchange e le piattaforme in generale, gli account che lo supportano. Poi, dove non è supportato, utilizzo o Google Authenticator o Authy o altre applicazioni equivalenti. Per il mio PC dedicato ho una build specifica di Linux che mi avevano consigliato delle persone molto sul pezzo nel settore, non mi ricordo come si chiama, non è Ubuntu, ve lo dovrò dire più avanti, e uso VPN, non Tor, perché Tor spesso purtroppo alcuni siti fanno storie, ti fanno fare 5.000 captcha, ti dicono no, ti rimbalzo e così via, quindi non lo so, io uso una VPN semplice, tra virgolette. Buonasera Luke, grazie per i tuoi preziosi consigli. Avrei una domanda a scopo puramente didattico, benvenga. Oggi sul grafico Bitcoin con time frame a 4 ore è apparsa una particolare struttura a forma di M. Sta arrivando Majin Buu o cos'altro può significare? Grazie come sempre. Bellissima, io vi amo, lo giuro, mi fate impazzire. Allora andiamo a vedere sta M. È vero, guardatela, è la struttura Majin Buu, guardatela, è proprio lei, tac, Majin Buu.
No, scherzi a parte, adesso lo vediamo dopo l'analisi del grafico, però questa struttura è abbastanza eloquente. Abbiamo un bottom locale, poi abbiamo un range qua sopra, con un bel pool di offerta, tra l'altro, ben definito, un breakdown e un ritorno quindi alla zona di bottom. In sostanza è, come la si può definire, un tipico storno, cioè noi abbiamo la prima ondata ribassista, poi abbiamo un tentativo di rialzo che finisce in lateralità per un attimo e poi l'offerta di nuovo prende il sopravvento e ritorniamo verso i minimi. L'esito che avrà adesso il test dei minimi andrà a definire se procederemo con il nostro ritracciamento oppure se ci sarà una forza sufficiente da parte della domanda per annullare il ritracciamento e riportarci in terreno bullish. Ci arriviamo dopo perché ci tengo poi a far vedere poi tutti i livelli da tenere d'occhio al fine di capire se siamo in uno scenario oppure nell'altro. Bello però, il pattern a Majin Buu passerà alla storia. Allora. Ciao Luca, porto buone nuove. Ice Cream sta rimborsando per il momento solo il 10% del mal tolto, ma pian piano arrivano adesso. Ma pian piano arrivano. Adesso argomento importante, ho missato l'entry short 52.004. Mi sapresti dare il prossimo livello per aprire uno short con stop loss 53.004? Allora, 52.4 era lo short che ho aperto ieri. E guarda, io ripeto, lo dico sempre perché lo reputo giusto specificarlo. I segnali, tra virgolette, cioè gli spunti di riflessione che io condivido, non vanno presi alla lettera, nel senso che dovete fare pari pari, cioè sono le cose che faccio io. Voi dovreste costruirvi una strategia vostra, dove seguite a modo vostro, cioè vi allocate il capitale in un certo modo, dite io faccio trading così, con questo time frame. Io semplicemente condivido i miei trade, in primis perché sono i ragionamenti che faccio, prendo posizione, quindi per trasparenza io li condivido. Io ho visto un setup, ve lo dico, così magari qualcuno dice: ah, interessante, esiste questo setup, me lo segno, prendo appunti, la prossima volta che lo vedo magari lo vado a cercare e così via. Ma non, vi prego, non fate questo, se no mi offendo. Cioè, se voi aprite posizione esattamente dove l'apro io, solo perché l'ho detto, avete completamente frainteso il senso di tutti i miei canali. Il senso non è dare segnali di trading, del tipo che voi leggete la posizione e l'aprite. Il senso è darvi la possibilità di comprendere quello che faccio e quindi costruirvi una strategia, un metodo vostro, con qualche informazione in più, ad esempio, ripeto, capendo dove vedo i setup, dove vedo i livelli chiave, fare vostre queste informazioni, implementarle, rielaborarle, però fare, ripeto, qualcosa di vostro. Ci tengo molto a questo, quindi non ditemi dove entro, dove esco, a che prezzo arriva, perché sono domande alle quali non ho intenzione di rispondere, cioè io vi condivido quello che faccio a scopo puramente educativo. Scusate se sono noioso a ripeterlo, però è importante capirlo, secondo me, proprio anche per una questione di, come dire, personale di ognuno di voi che dovrebbe cercare di pensare a crearsi un percorso. Ciao Luca, apprezzo molto il tuo lavoro. Questa l'abbiamo già letta. Ciao Luke, prima live. In Prime XBT, selezionando Fai Trading, non riesco a vedere il grafico nonostante il widget è attivo. Come si fa? Oddio, che strano, non lo so. Tu da qua ti puoi andare a creare diversi workspace, aggiungere il widget e il widget grafico banalmente ti dovrebbe, tac, andare a mettere dentro il grafico. Eccolo, poi ci vai a scrivere il pair qua dentro, che ne so, Ethereum, Bitcoin, tac, e ce l'hai lì, basta, tutto qua. Non lo so, non ho mai avuto problemi di questo tipo. Torniamo a noi. Allora, ciao Luca, sono un newbie di cripto. Non ho intenzione di diventare un trader, ma mi sta appassionando questo mondo. Ci credo, difficile che non appassioni. Ho pensato di fare vari acquisti di cripto affidabili e non shitcoin. Bravo, mi piaci già. Ho preso cripto come Cardano, Zillica, Chainlink, Dot, One Inch. No, scherzo molto io su Cardano. Un centinaio di euro a testa, per me che sono oramai cestinati, per investire nel lungo termine. Cosa ne pensi? Nella speranza che qualcuna di queste salga verso i 50-100 dollari in 2-3-4 anni. Allora, guarda, hai mischiato delle cose giuste con delle cose sbagliate. Le cose giuste è il discorso che tu hai voluto scegliere delle cripto che per te sono affidabili. E hai fatto bene, perché tra l'altro le hai scelte bene, ti dico la verità.
al di là degli scherzi, le hai scelte bene. Però il discorso della speranza che arrivi chissà dove, ecco, attento a non farti false speranze, perché altrimenti ti stai spostando sul gambling, ok? Se tu dici io ci metto X con la speranza che faccia boom, tu stai facendo di fatto una scommessa e quindi non è più tanto un investimento, ma appunto va a finire in quella categoria lì. Poi non, ognuno è libero di fare quello che crede, ovviamente, però inquadriamolo come è giusto che sia. Perché la pressione verso il basso la chiami offerta? E l'offerta in sostanza è la quantità di Bitcoin in vendita. Maggiore è l'offerta, maggiore è la pressione in vendita e quindi il prezzo tende a scendere, a meno che ovviamente la domanda non sia ancora più forte. Ciao Luke, ormai sei un'istituzione per i cripto italiani, sei il nostro TG della sera, grande, vi fa un sacco piacere, credetemi. Bat farà un DEX? Sì, Brave ho letto che vuol fare il DEX e non ho visto la reazione di Bat, perché in realtà io Bat l'ho sempre reputata abbastanza una shitcoin. Fatemi vedere cosa ha fatto, ma niente di particolare. Non è ben messa, cioè sta facendo un potenziale costrutto di bottom, però di strada da fare ce n'è ancora veramente tanta, non lo so. Non tenderei a fare dell'hype su BAT perché poi magari non è neanche implementato come token all'interno del DEX, non lo so, vedremo. Oppure peggio ancora lo usano per fare liquidity mining, quindi farmi BAT e via altra pressione in vendita. Quale sarà l'andamento di Bitcoin nei prossimi giorni? Olè, eccoci. Te lo dico subito. La sfera di cristallo mi dice che dump ancora, quindi attenzione perché siamo messi male. Se uno volesse creare un pack con Bitcoin, da dove iniziare? Ad esempio su che piattaforma? Ad esempio compro Bitcoin ogni mese e poi li trasferisco sul wallet fisico? Allora, guarda, io ho fatto un po' di video dedicati al pack dove lo simulo, banalmente, simuliamo il pack e ti faccio vedere su The Rock Trading come si fa, che è un exchange italiano che io mi sento di consigliare tranquillamente perché mi sono sempre trovato bene e permette di automatizzare il pack. Sul discorso del prelievo è un po' antipatico perché se tu prelevi ogni volta che fai il piccolo acquisto va a finire che ci smeni tantissimo in commissioni, ma questo su qualsiasi exchange, su qualsiasi piattaforma. Quindi secondo me conviene, non lo so, prelevare una volta ogni 6 mesi, una volta l'anno, perché altrimenti diventa davvero oneroso. Ciao Luca, sono ritornato indietro di 30 anni, all'epoca c'erano i tecnologici, ora con le cripto, ma la tensione è la stessa. Volevo comunque farti complimenti per quello che cerchi di trasmettere con il tuo entusiasmo e io ti ringrazio veramente tanto. Che ne pensi del layer 2 Matic Polygon anche graficamente? Allora, i layer 2 in generale stanno avendo molto molto hype e al momento, se vuoi, possiamo andare a vedere il grafico che è estremamente bullish, non a caso. Perché di fatto i layer 2 di Ethereum in questo periodo sono al centro dell'attenzione, vuoi per le fee elevate, vuoi perché molte piattaforme si stanno spostando comunque sui layer 2, c'è XDAI che è molto utilizzato, Starkware, poi c'è Phantom che in realtà non è un layer 2, ma anche le blockchain alternative sono molto sott'occhio, no? Anche Solana ad esempio, che sta spingendo veramente un sacco, quindi è un settore da tenere sotto controllo senza farsi catturare dall'hype. Un grafico di questo tipo è un pelino spaventoso, secondo me, perché di fatto mostra un'estensione preoccupante, dai, è difficile pensare di trovare un entry al momento. Si può andarla a cercare magari da queste parti, intorno ai 260 sat, su un eventuale poi ritracciamento, ma al momento è abbastanza intoccabile, mi sento di dire questo. Quindi sì, seguire i layer 2 è assolutamente sensato, però come sempre bisogna fare la distinzione tra valore e prezzo, cioè il prezzo di solito parte per la tangente e supera di gran lunga il valore nel momento in cui c'è hype verso qualcosa. Ecco, torniamo a Bitcoin e torniamo a noi. Dove siamo finiti? Siamo finiti qua, eccoci. Vorrei sapere, secondo te, in che modo, cosa potrebbe tagliare le gambe all'espansione delle cripto e ai sistemi di decentralizzazione degli scambi di moneta? Io ti dico la verità, niente. Ormai non c'è più modo di tagliare le gambe alle cripto. Cioè, ci hanno provato in tutti i modi
E al momento, cioè, secondo me, non c'è governo che le bandisca che tenga, non c'è banca che ti impedisce di fare il bonifico che tenga. Non lo so, io mi immagino solo dei cigni neri come dei bug di dimensioni catastrofiche in Bitcoin, in Ethereum, in non lo so, un altro MT Gox, anche quello secondo me non porterebbe nessun danno. Io credo che ormai abbiamo superato alla grande la massa critica, è mio modesto parere. Cosa ne pensi di Cro nel futuro? Guarda, sai cosa ti dico? Ultimamente Cro lo sto tenendo sotto controllo perché al di là del pump and dump di questi giorni, che vabbè, è figlio soltanto di speculazione, come si può vedere. Il discorso della sua chain è molto molto interessante, perché se vuole un po' seguire le orme della Binance Chain, con l'ecosistema che ha creato comunque Crypto.com, ha tutti i numeri per farlo. Quindi io credo che valga la pena, insomma, tenerla sotto controllo, vedere un po' come si muove, che cosa fa, e se dovesse ritracciare in maniera anche abbastanza importante, potrebbe essere interessante. Ecco, io personalmente, lo sapete, non ho intenzione di investirci perché comunque ho un wallet estremamente limitato in altcoin. Ho i miei CRO che ho in stake per via della carta, per via dei servizi che utilizzo poi sull'app. E però, ripeto, rispetto a prima è cambiata questa cosa, cioè è stata bruciata buona parte della supply, c'è la loro chain, hanno in programma di fare tante cose che secondo me potrebbero di fatto renderla molto più interessante di quanto è stata in passato. Questa è la mia opinione che mi sento di dire. Ciao Luca, questa l'ho già letta. Domandina al volo. Vorrei ricreare il mio portafoglio cripto vorrei creare, direi, per i prossimi anni. Con queste percentuali, 50 Bitcoin, 25 Ether, 25 ALT. Perché dovrei mettere percentuali in ALT secondo te? E se dovessi sceglierle in base solo ai fondamentali, avrebbe senso comunque guardare il grafico ALT Bitcoin? Grazie per tutto quello che fai. Allora, io ti dico la verità, se questo è un portafoglio di investimento per i prossimi anni, secondo me non ha tanto senso stare a impazzire dietro ai grafici, anzi, tu escludili proprio. Dovresti attuare una strategia dedicata al mediare il prezzo medio di carico, all'abbassarlo e al limitare la volatilità, ok? Quindi cercare appunto di essere agnostico al prezzo per quanto possibile. Come percentuali è sempre una scelta personale. Io, ad esempio, sono sul 75-25 più o meno tra Bitcoin ed Ethereum. 50-25-25 è un portafoglio comunque a volatilità notevole, a rischio abbastanza elevato, perché di fatto già le cripto sono ad alto rischio. L'esposizione in Ethereum è più a rischio che Bitcoin, e in ALT è ancora più a rischio che Ethereum e Bitcoin. Questa è la cosa importante. Quindi, in base a quanto rischio e rendimento, perché vanno a braccetto, vuoi potenzialmente avere, allora scegli la tua esposizione in Bitcoin, Ethereum, altcoin e altri asset. Secondo me, te l'ho detto, questo è a medio alto rischio, ci può stare, e per fare un piano d'ingresso io non impazzirei tanto dietro ai grafici, perché non ti interessa. Ciao Luca, prima volta in live, di solito ti guardo sempre in differita. Bene, grazie, mi fa piacere, benvenuto. Bella mossa One Inch. E a proposito di One Inch, anche lì ho messo un entry perché insomma è interessante, tra poco ne parliamo. Tra pochissimo, 45 minuti già, vola il tempo. Potresti spiegare il funzionamento di Syndicate? L'abbiamo già detto. Mamma mia, ma non capisco se mi rifate le stesse domande 50 volte sperando che le legga o se sono io cioè mi ricarica continuamente la chat. Cosa ne pensi dei token Casper Labs su Coinlist? Possiamo vederli? Oddio, che cos'è? Casper Labs? Oddio, non esiste, no, non lo so. Non so di che cosa stai parlando, mi spiace. Allora, liquid swap su Binance. Conviene investire quando il mercato è in rialzo, in ribasso o in entrambi i momenti? Se il liquid swap è su un pool a pari valore, quindi un pool ad esempio di stablecoin, non te ne frega niente. Cambia in base alla domanda e all'offerta. Quindi più persone vanno a swappare utilizzando il liquid swap e più tu ci guadagni, in sostanza. Non serve nient'altro. Ciao Luca, secondo te è un buon momento per entrare con un pack anche a ribasso su Bitcoin ed Ethereum? Un pack per definizione è agnostico al prezzo, quindi non c'è un momento buono, un momento meno buono, è finalizzato a ignorare l'andamento del prezzo.
Ciao Luca, ti ringrazio innanzitutto per avermi avvicinato a questo mondo grazie alla passione e alla competenza che porti nei tuoi contenuti. Grazie davvero, mi fa piacere. Una domanda: ho visto che per Bitcoin lavori short in hedging, esatto, per proteggere la tua posizione spot long. Come ti comporti invece per proteggere le altcoin che holdi per il lungo periodo? Oltre a proteggermi tramite uno short di copertura su Bitcoin, vorrei coprire anche la parte di portafoglio che ho in alt. Bellissima domanda, completamente cioè ci sta e sul pezzo, è giusta, bisogna porsela questa domanda. Ti dico, io sulle altcoin piccole ne ho una quantità talmente esigua che tendo a fregarmene. Su Ethereum è diverso, perché anche su Ethereum ho una politica comunque di short di copertura, però meno aggressiva rispetto a Bitcoin, perché se su Bitcoin non appena io vedo un possibile segno di inversione, come è successo in questi giorni, inizio già col mio short di copertura. Su Ethereum aspetto più a lungo, cioè aspetto delle conferme su timeframe più ampi, aspetto, ripeto, un po' più di tempo, più certezze, meno aggressività. Però ugualmente, funziona ugualmente. Per le altcoin, per BNB, FTT così, ecco, in realtà BNB c'è stato un periodo in cui l'ho coperto quando era in downtrend molto forte, perché di fatto al dare una certa quantità di BNB scoperti mi giravano un po' le scatole. Quindi anche quello lì l'ho shortato, però non utilizzavo BNB come collaterale come faccio con Bitcoin ed Ethereum, che li vado a depositare su exchange e li shorto utilizzando loro stessi come collaterale. Con BNB utilizzavo un collaterale cash su FTX, banalmente. Tutto lì, basta. Però lo coprivo, sì. Avendo a disposizione un solo Ether, come lo metteresti a rendita? Allora, ci sono dei metodi carini per mettere a rendita Ether adesso. Ad esempio, mi pareva che fosse su AutoFarm e anche su Pancake, c'era un pool carino su Ethereum. Su AutoFarm c'è, vedi, con Venus un bel 27%, che al momento secondo me è la possibilità migliore che c'è su Ether. Secondo me sì. Dunque, fammi vedere se trovo anche il pool qua sotto. Dunque, no, non lo vedo più. Mi sembrava che ci fosse anche un pool. Non c'è il menu di ricerca qua, purtroppo. Fammi vedere Pancake. Etbet, no, vabbè, comp non ci interessa, no, forse mi sbagliavo, niente, no, comunque ripeto, tramite Venus, utilizzando AutoFarm, c'è questo bellissimo 27% di APY che è schifo, assolutamente non fa. Poi, dunque basta, anzi, adesso andiamo a vedere i grafici perché 50 minuti siamo già, mamma mia. Allora, partiamo con Bitcoin che è nel bel mezzo di un ritracciamento e sta decidendo adesso, cioè si trova su un livello importantissimo, perché la reazione che Bitcoin avrà con questo livello deciderà quello che è l'andamento delle prossime settimane e potenzialmente anche dei prossimi mesi. Guardate quanto è importante quest'area. Siamo tra i 44.008, questo livello qua, e i 48.700, quest'altro livello qua. In sostanza, questo range è l'ultimo baluardo prima innanzitutto dei 40.000, che poi assolutamente devono reggere, perché altrimenti ci perdiamo l'ultimo breakout e lì davvero andiamo avanti poi per settimane. Quindi, importantissimo che reggano i 40.000, prima cosa da tenere in considerazione, che si presenti domanda nell'arrivare ai 40.000, se ci arriviamo. Oppure, meglio ancora, dal punto di vista bullish, se si presenta domanda da queste parti. Al momento, come ci siamo comportati? Allora, abbiamo fatto un top puntiforme abbastanza evidente sui 58.000-59.000. Abbiamo invertito la struttura, vi ricordate il discorso dell'ultima volta sulla struttura data da questo cluster? L'abbiamo persa pochi giorni fa e l'abbiamo retestata. Questo era il primo setup da copertura short sul bearish retest. Il setup sul quale ho aperto lo short ieri era proprio questo, quindi breakdown, chiusura confermata sotto al cluster, retest del cluster stesso dal basso. L'invalidazione di questo setup dov'era? Se avessimo assorbito la candela di breakdown, quindi questa candela qua, allora saremmo ritornati in una condizione meno bearish, ok? Io avevo messo lo stop loss comunque sopra i massimi per evitare qualsiasi fallimento
fa il suo movimento. Però, ripeto, delle chiusure già da queste parti indicavano il recupero dello scenario bullish, quantomeno. Al contrario, quello che si è andato a verificare nel giorno di oggi, poi di fatto, è una continuazione ribassista di nuovo. Perché? Perché abbiamo creato innanzitutto questa candelina pressoché insulsa che ha stabilizzato lì il prezzo per un giorno senza muoverlo più di tanto, poi abbiamo avuto il retest e la continuazione ribassista con chiusura sotto. Quindi abbiamo creato un altro cluster, un'altra resistenza che potenzialmente potrebbe diventare un secondo entry short. Adesso andiamo a vedere come andare a proseguire con la copertura short, come io vado a proseguire con la copertura short, oppure come andare a individuare eventuali setup long, perché magari a qualcuno non gli importa di coprire con uno short. Quindi abbiamo detto che al momento ci troviamo in quest'area importantissima, 45-49. Se la perdiamo, inutile dire che insomma procediamo a ribasso e ci sta a cercare di nuovo uno short. Al momento, visto che comunque siamo in un'area di attrazione, un'area abbastanza laterale, mettiamo anche il volume profile che ce lo mostra, ok? Siamo in un'area laterale, pertanto non c'è una direzionalità ben definita, nel senso sì, abbiamo la punta che ha innescato il ritracciamento, il retest e la prosecuzione ribassista, ma di fatto da questo low a questo low corre poco spazio ed entrambi si trovano più o meno nella stessa area, quindi non è sufficiente per definirlo di fatto un lower low forte, importante. Sarebbe un lower low importante se andiamo a perdere questa area, ok? Quindi quello sarebbe un segnale evidente di continuazione ribassista e di ricerca di un nuovo short, magari proprio in quest'area per andare a incrementare la copertura. Altrimenti, ripeto, adesso in maniera un po' aggressiva, se alla fine la candela di oggi si chiude in prevalenza di offerta, cosa che comunque non sta accadendo, potevamo andare a cercare l'altro short qua. Però ripeto, al momento c'è stato un attingere dal pool di domanda che si trova qua sotto, perché volendo possiamo anche esplicitarlo. Tac, vedete, c'è un pool di domanda. Abbiamo attinto oggi dal pool di domanda con successo, perché di fatto c'è stata una respinta importante, dritta dritta verso il range high. Quindi è un po' forse prematuro andare ad aprire già lo short qua, perché bisogna vedere prima l'esito con quel livello lì. Se ci fosse stata una direzionalità evidente che ci faceva capire che comunque l'offerta predomina, allora noi potevamo fare questo ragionamento e dire: bene, c'è prevalenza di offerta, siamo in uno scenario comunque sul breve ribassista, vado a mettergli lo short perché se un attimo la domanda prende il sopravvento e va a recuperare più o meno quei livelli lì, io mi aspetto che poi l'offerta bastoni di nuovo e riporti verso il basso, e ci stava. Però altrimenti, se abbiamo una situazione comunque a prevalenza di domanda oggi, abbiamo un equilibrio globalmente, perché come vi dicevo siamo in una zona di attrazione, non c'è tanta direzionalità e quindi non è sufficiente come ipotesi per andare ad aprire un ulteriore short, a mio parere. Pertanto, se dovessimo chiudere come adesso, io non aprirei lo short. Se dovessimo chiudere qua, per esempio, io aprirei lo short, perché comunque abbiamo due candele definite tac tac di offerta che vanno a prendere anche il range low, e poi quindi mi aspetto lo storno però debole, perché tendenzialmente la struttura è a favore dell'offerta sul breve. Altrimenti, ripeto, attenzione ai 40k, perché se li perdiamo, se finiamo a chiudere qua dentro, proprio quest'area diventa un possibile entry short, con particolare attenzione ovviamente alla parte bassa, perché è difficile andare a pescare liquidità fino in alto di solito nei retest, nei bearish retest. Lo scenario bullish invece quale potrebbe essere? Allora ragioniamoci un attimo, non è così difficile. Il primo segnale di potenziale recupero, quindi di potenziale rientro in gioco da parte della domanda, è la chiusura qua sopra, tac, sopra i 50k, perché andiamo a riprenderci questo cluster, andiamo a creare questo piccolo costrutto di bottom, e se torniamo sulle 4 ore, la nostra Majin Buu, la nostra M di Majin Buu
diventa un reclaim comunque di questo blocco, ok? Se facciamo di nuovo il ragionamento a blocchi che ogni tanto facciamo, recuperiamo questo blocco e quindi ritorniamo in una situazione pseudo di equilibrio. La conferma definitiva di squilibrio a favore della domanda la avremmo nel caso in cui andiamo a recuperare anche i 52k. Vedete bene che se andiamo a chiudere qua sopra, la situazione volge al bullish, perché abbiamo un doppio minimo, una W, il margin V diventa una W e quindi di fatto un costrutto di bottom. Quindi ciao ciao copertura short, porte aperte invece ad altri setup long, perché di fatto andiamo a creare un costrutto di bottom, molto importante. Questi quindi sono gli scenari da tenere in considerazione. Al momento siamo bearish sul breve fino a prova contraria, con un macro ancora bullish, questo è evidente. Se andiamo a recuperare questo livello, anche sul breve si torna più bullish, ok? E pertanto si inizia a vanificare il discorso del ritracciamento. Un'altra cosa a cui bisogna stare attenti è un'eventuale lateralizzazione adesso, perché questo scenario potrebbe anche evolvere in questa maniera, ok? Quindi andare a fare, che ne so, un triangolo ribassista, andare a fare una fase laterale, ecco, e lì ovviamente cambia tutto, perché poi ci mettiamo in status di lateralità e andiamo a vedere dove viene alterata poi la lateralità alla fine, se a rialzo o a ribasso, ma è ancora presto per specularci sopra. Invece vi volevo far vedere un paio di altcoin, me le ero anche segnate forse. Cosa mi ero segnato? No, niente, perché pensavo di dovervi far vedere qualcosa in particolare, ma in realtà sono Ethereum, che sta seguendo un possibile, cioè c'è uno spiraglio di possibile long. Allora, guardate, questo, vediamolo sul settimanale che è più chiaro. Questo è l'andamento di Ethereum nell'ultimo periodo, non bello, perché qua ha fatto un top, avevo chiuso la posizione, insomma l'abbiamo seguito insieme, perché Ethereum ormai è un must da seguire anche per il trading, perché si comporta in maniera molto pulita. Poi è arrivato, dopo aver toppato qui, è andato a stornare, è arrivato a 0.03 circa, pescare da qua che sul daily è un pool di domande importante, guardate, tac, tac, tac e di nuovo. E la cosa interessante adesso da perseguire è l'approccio con gli 0.0335, il famigerato, ve lo ricordate? Nasce da qua come cluster, poi qua è una resistenza, qua pure, qua si comporta in maniera mista, un po' promiscua, e se adesso lo recuperiamo, secondo me ci potrebbe stare il setup long, proprio perché si è vista domanda qua, cioè questo è un bel segno di domanda. Abbiamo stornato come si deve, ci siamo appoggiati a un pool importante. Se andiamo a recuperare un livello chiave su time frame settimanale, io quasi quasi azzardo il long e ve la lascio lì. Poi abbiamo One Inch, come vi dicevo, che invece dà un'ispirazione immediata, nel senso io ho già messo l'entry, vi dico solo questo. Allora, il grafico di One Inch mi suggerisce questo. Allora, innanzitutto abbiamo questo cluster che funge da base al momento. Si è presentata domanda proprio su questo cluster, si è creato un pool di domanda qua sotto. Abbiamo avuto quindi un rimbalzo, primo segno di domanda esplicito, follow up oggi. Un po' anche con la notizia della Binance Smart Chain ha aperto un po' i cancelli, no? La liquidità, e l'ha messo sotto i riflettori. Quindi abbiamo fatto un costrutto di bottom locale, che è questo, in un macro comunque positivo, perché come vedete abbiamo un higher low e anche un higher high, vabbè, anche se questo conta fino a un certo punto, e quindi un breakout da un costrutto di bottom in una situazione macro del genere chiama il long, per quanto mi riguarda. Quindi entry in questa zona, che va tra i 9160 e i 9600 circa, stop loss sotto a questo livello 8250, perché di fatto è più o meno, se andiamo a prendere questo costrutto di bottom, è il suo middle, che corrisponde anche a quest'altro, tra l'altro, clusterino nato un po' di tempo fa, nonché a questo supporto abbastanza rilevante, per poco ma rilevante, e quindi stop loss se andiamo a finire lì sotto o magari a chiudere lì sotto anche,
E take profit eventuale per, cioè nel caso in cui lo si volesse fare, a 12.000 sat, che è un po' la prima resistenza importante, decisiva. Questo è quanto su One Inch. Quindi io ho messo l'entry, vediamo un po' come va, anche perché è da un po' che non sono minimamente esposto sulle alt, e insomma mi manca un po' fare il bag holder, dai, diciamocelo. Alla fine un po' manca. La dominance è sempre orizzontale, quindi non dà nessun tipo di spunto, e quindi non è né alt season né niente, insomma, bisogna un po' navigare a vista, motivo per cui comunque una posizioncina su One Inch schifo non mi farebbe. Amici, questo è quanto per quanto mi riguarda. Io purtroppo non ho più tanto tempo adesso per rispondere alle vostre domande perché abbiamo fatto 1 ora e 02, quindi io vi saluterei, vi direi che ci salutiamo, ho risposto prima un po' di domande vostre, vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, vi chiedo scusa per il ritardo, abbiate pazienza e adesso cercherò di risistemare anche i driver della fotocamera per inquadrarmi insomma nel solito modo, però vabbè, chi se ne frega. Noi rimaniamo sempre sul pezzo, lunedì ci rivediamo live come al solito per gli aggiornamenti e che dire, mi raccomando non fatevi prendere dal panico perché Bitcoin sta seguendo comunque una struttura molto pulita, facilmente comprensibile, quindi non ha senso farsi prendere dal panico in una situazione come questa. Andando coi piedi di piombo, muovendosi un passo alla volta senza voler anticipare il mercato, sicuramente la possibilità di errore si abbassa notevolmente. Io detto questo, vi saluto di nuovo, vi ringrazio ancora di avermi seguito e ci vediamo lunedì. Passate un buon weekend.